Buon pomeriggio a tutti i telespettatori e le telespettatrici di TVL, ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione, un telegiornale ricco di notizie. Andiamo subito a vedere le principali nel nostro sommario. Dopo il nubifragio di ieri si contano i danni nella provincia di Pistoia, ancora senza energia elettrica, vaste zone della collina pistoiese e della Val di Nievole. Problemi anche nel Quarratino per l'interruzione della rete elettrica e delle comunicazioni. Dopo i due casi pistoiesi di Western Isle, abbiamo chiesto al direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Toscana Centro come difendersi dal virus e quali possono essere le cause dell'aumento dei contagi di quest'anno. Grande successo per il team Fratelli Giorgi nella 60esima Coppa Linari, che conquista i primi due posti nella classifica di ciclismo nazionale juniores che si svolge in Val di Nievole. Successo di pubblico anche in TV con la gara che è stata trasmessa in diretta dalla nostra emittente. Parliamo ovviamente in apertura di maltempo che ha colpito la Toscana e la provincia di Pistoia nei giorni scorsi, anzi ieri e anche in parte questa mattina. La notte è passata senza ulteriori danni a cose o persone. Il nubifragio che ha colpito la Toscana e la provincia nella giornata di ieri si è placato in serata. Adesso rimangono i problemi del giorno dopo. Il primo di questi è la mancanza di luce. Nella nottata di ieri si sono stati ripristinati i collegamenti con la rete elettrica nei paesi di Sarripoli e Paladina, ancora senza luce però la via Modenese a partire da Capostrada e Legno Rosso fino a Cireglio per quanto riguarda Pistoia e altre zone della Val di Nievole. Problemi anche nel Quarratino per l'interruzione della rete elettrica e delle comunicazioni. Chiusa in pieno centro a Pistoia la via degli Orafi per la caduta di un cornicione di un palazzo privato. Problemi anche alla parrocchia di Sant'Agostino dove un albero si è abbattuto nel giardino della chiesa ed il vento ha divelto la copertura della tensostruttura che i fedeli li usano abitualmente ormai da qualche anno, non solo per le attività parrocchiali ma anche per celebrare la messa, perché la loro chiesa è a sua volta da anni purtroppo inagibile. Nella speranza ovviamente che non ci siano nuovi ritorni di pioggia, gli operai della Protezione Civile comunale e provinciale sono al lavoro per ripristinare e ripulire le strade. E a proposito, abbiamo qui in studio un ospite, Ferdinando Betti, buongiorno. Che oltre che sindaco di Montale è anche il consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile. A lui chiediamo subito qual è la situazione il giorno dopo. Buongiorno e grazie dell'invito e un saluto ai telespettatori. La situazione attualmente, io ho un resoconto redatto dagli uffici della Protezione Civile e Lavori Pubblici della provincia, è una situazione ancora che presenta delle criticità per quanto riguarda la viabilità. Nella giornata di oggi o al massimo domani mattina quasi tutte le criticità, direi tutte le criticità, dovrebbero essere risolte. Devo dire che sono stati tanti gli eventi e le criticità, perché ha toccato quasi tutta la nostra provincia e oltre. L'evento purtroppo improvviso di ieri mattina. I comuni più colpiti sono stati Agliana, Quarrata e Pistoia, ma anche la Val di Nievole ha avuto criticità e danni. Il problema ancora, come diceva lei, è quello del ripristino dell'energia elettrica. Ecco, auguriamoci che quanto prima sia risolto e i cittadini possono davvero avere l'energia elettrica dopo ore e ore per cui non l'hanno potuta avere. Come Protezione Civile provinciale, già da ieri la reperibilità si è adoperata per la verifica delle situazioni di criticità, subito con gli operai della Protezione Civile, impiegandogli nelle criticità quelle più risolvibili. In questo momento con gli operai e anche con gli incarichi dati in sommorgenza a ditte esterne stiamo cercando in queste ore di risolvere i problemi ancora in essere. Per ora non ci sono ancora strade interrotte, perché ieri alberi caduti, anche semplici rami, frane. Rimane la criticità, quella che forse ci vorrà un po' più di tempo, è la strada provinciale della Nievole verso Avaglio. Sì. Quella ci vorrà ancora un po' di tempo, gli uffici mi dicono che forse ci vorrà un paio di giorni per il ripristino di questa provinciale, per il resto si va verso la soluzione della viabilità. Ecco. E prima
prima del TG sveliamo un po' questo retroscena, parlavamo dell'importanza che ci sarebbe della manutenzione ordinaria, no? Perché eventi come questi sono anche difficili da prevedere e difficili da fronteggiare, però una buona parte si potrebbe almeno affrontare con una programmazione della manutenzione. Ecco, e lei, sindaco e consigliere provinciale, aveva insomma anche un appello da fare. Sì, io un appello e vi ringrazio davvero per questa opportunità. Io sono sindaco da 8 anni. Questi eventi purtroppo non sono più sporadici come un tempo. Si diceva mi ricordo anni fa. Ora purtroppo dobbiamo prendere atto che questi eventi climatici, purtroppo, visto i cambiamenti climatici, si susseguono con più frequenza. E allora noi non possiamo essere sempre quelli che il giorno dopo fanno fronte a quello che è successo, con dispiego di risorse, di energie. Sappiamo benissimo che la prevenzione non arriva a tutto, ma in parte arriva. Allora io faccio un appello. Essendo amministratore, essendo anche consigliere in provincia, so benissimo quali sono le difficoltà. Io credo che non c'è nessun amministratore che di fronte a quello che sta succedendo non sceglie una programmazione di manutenzione ordinaria, quotidiana del territorio. Qui è un problema di mancanza di risorse a spesa corrente. Credo che Regione, Governo devono trovare una soluzione. I comuni in primis sono gli enti che hanno avuto più tagli, come le province. E allora, se tra l'altro è un investimento fruttuoso, perché spendiamo molto di più nel ripristinare e quando non succedono danni alle persone. Fortunatamente nella nostra provincia c'è stato soltanto un ferito, ma abbiamo le notizie, sono anche di 2 morti e diversi feriti, soltanto questo evento in Toscana. Allora, ci vuole uno sforzo assolutamente, quello è un investimento. Alla fine costeremo anche meno alla comunità e daremo risposte, per cui chiedo e faccio un appello anche ai nostri futuri eletti in Parlamento che i comuni e tutti gli enti e le province siano messi in grado di avere risorse a spesa corrente. Risorse per la manutenzione perché del territorio. Perché noi in questo momento con le nostre entrate non ce la facciamo a sopperire ai bisogni quotidiani della manutenzione. Ricapatura delle fossette, tombini, fossetti, potatura programmata degli alberi, sostituzione di una pianta quando c'è da sostituirla. Cioè queste sono cose talmente di buon senso che ora tutti i discorsi che ci facciamo di prevenire devono avere però dei dati certi. Ecco, io mi auguro che dalla prossima legislatura e con la nuova legge di bilancio si metta a mano a questa cosa. Appello lanciato e direi chiaramente. Grazie. E noi ovviamente ringraziamo Ferdinando Betti, consigliere provinciale delegato alla protezione civile, e continuiamo a parlare di maltempo riallacciandoci proprio a quello che diceva il nostro ospite, cioè il problema dei blackout causati da cadute di alberi e altri danni che sono stati causati dal nubifragio di ieri. Vediamo il servizio di Francesco Rossano. L'indomani il nubifragio che si è abbattuto anche sulla provincia di Pistoia e i danni prodotti dal vento che ha abbattuto alberi e piante danneggiando tetti e coperture di case ed aziende e la mancanza di energia elettrica, uno dei problemi lamentati da cittadini e imprese. È la situazione registrata a Pistoia ancora nella mattina di venerdì nella zona di Capostrada lungo la via Bolognese. Ma da quanto senza luce voi? 25 ore dagli 11 di ieri mattina. Io sono qui in vacanza e ho trovato questa disperazione. Mi meraviglio, la Toscana. E c'è chi, in attesa del ritorno dell'energia elettrica, si è arrangiato comprando un generatore. Che se no, come fai? Almeno con generatori servono qualcosa di più impegnativo, perché ci se ne ha due. Stessa situazione alcuni chilometri più in su, lungo la provinciale, alla clinica veterinaria del dottor Werner. Ci abbiamo dei gruppi di continuità che sono sufficienti giusto per finire un intervento in sicurezza e per spegnere i computer in sicurezza, e poi adesso siamo nel completo disagio. Ecco. Il call center in attesa, che risposte avete ricevuto? Al call center c'è il disco registrato,
che ci dice la risoluzione del guasto è previsto per, ieri ci hanno detto le 18, ora ci hanno detto 16:30. Però siamo qua così. Poi quando risponde qualcuno ci dicono che non abbiamo fatto la segnalazione. Non solo Pistoia, anche nella Nievole la mancanza di energia elettrica ha creato problemi. È accaduto ai ristoranti La Margherita e Il Pellegrino che hanno dovuto fermarsi. Ieri sera fondamentalmente non abbiamo potuto effettuare il servizio, si sperava che oggi magari se fossero intervenuti stasera magari abbiamo avuto modo di lavorare, però ad ora di cose certe non ce ne sono, quindi è tutto in divenire. Siamo chiusi. Avete dei tempi, vi hanno detto qualcosa? No, non ci stanno dando tempistiche, l'unica cosa hanno detto probabilmente nel pomeriggio. E continuiamo a parlare di danni perché la diocesi di Pistoia ha comunicato che ci sono stati diversi danni anche a chiese e parrocchie. Oltre ai problemi alla parrocchia di Sant'Agostino a Pistoia, di cui abbiamo parlato prima, il vento ha spostato embrici e creato danni alla chiesa del vicariato del Montalbano Occidentale. Molto colpite alcune chiese nella zona di Quarrata, dove la bufera ha scoperchiato il tetto della canonica di San Giuseppe Artigiano a Violina e gravemente danneggiato il tetto della chiesa di Tizzana in collina. Danni anche alle coperture delle chiese di Serravalle, grondaie danneggiate o cadute nelle chiese di Piazza e San Felice sulla collina pistoiese. Diversi problemi anche alla chiesa di San Rocco, sempre a Pistoia, con embrici spostati o divelti. In città, nella città di Pistoia, il vento ha colpito la chiesa di San Michele alle Casermette, dove appunto il vento ha squarciato il telone e le coperture del loggiato antistante i locali parrocchiali. E adesso abbiamo esaurito l'argomento maltempo, di cui parleremo abbondantemente anche nelle edizioni di questa sera, passando alla cronaca. Ha suscitato grande cordoglio la notizia della scomparsa di Matteo Catalani, il 29enne ristoratore di Pistoia, morto per un malore a Washington. Matteo Catalani, partito dalla sua Toscana nel 2011, aveva conquistato gli statunitensi con la propria pasta fresca. Sul decesso del giovane, avvenuto domenica scorsa, sono in corso accertamenti da parte delle autorità locali. Solo al termine di queste procedure la salma potrà fare ritorno in Italia. Parliamo adesso del West Nile virus, il virus che ha colpito, lo sappiamo, due persone di Borgabuggiano e di Pescia, e abbiamo chiesto a Renzo Berti, che è il direttore del Dipartimento della Prevenzione dell'ASL Toscana Centro, come potersi difendere da questo virus e quali potrebbero essere le ragioni per questo aumento di contagi per questo anno. I casi di West Nile virus riscontrati in provincia di Pistoia sono stati i primi della Toscana per il 2022, ma negli anni precedenti avevamo già avuto notizia di persone affette da questo virus sul nostro territorio e sappiamo come curarlo. Negli anni precedenti la provincia di Pistoia non era mai stata coinvolta al punto di essere considerata unica in Toscana a rischio minimo. Nel 2022 invece siamo i primi ad essere interessati, in un contesto però quello italiano che ha visto una crescita del fenomeno, perché siamo a circa un centinaio di casi. Quali potrebbero essere le cause di questo aumento di contagi? Il nostro clima sta cambiando, stiamo entrando un po' in una situazione di carattere tropicale, infatti ai tropici questi insetti sono particolarmente diffusi e quindi quando c'è una stagione molto calda, magari con momenti di umidità, e quindi ci sono delle situazioni di accumulo d'acqua, questa è veramente una cosa che anche nelle case bisogna osservare. A livello di precauzioni personali, i consigli quali sono? I consigli sono quelli di non farsi pungere. Purtroppo la zanzara, dobbiamo ricordarlo, è l'animale che fa più vittime nel mondo, è il pericolo pubblico numero uno, e quindi non è soltanto fastidiosa, perché la puntura di zanzara dà comunque un fastidio, può essere anche veicolo di una infezione che in qualche caso può avere delle conseguenze critiche, quindi cerchiamo di evitarlo, e quello che possiamo fare come singoli cittadini è quello di cercare di proteggersi e di usare dei prodotti che possano, prodotti che siano però certificati, che siano autorizzati come presidi medico-chirurgici, quindi repellenti. La speranza è che con l'abbassamento delle temperature se ne vadano le zanzare, vada via anche questo virus. Certo, diciamo una certezza, noi abbiamo sappiamo che si tratta di tenere duro per qualche mese ancora, poi verrà il freddo e quel freddo porterà via anche le zanzare, almeno per ora, perché poi c'è l'anno prossimo, quindi.
Saranno 114 i milioni di euro che arriveranno in Toscana nell'ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi di istruzione del PNRR. In totale le risorse serviranno a finanziare 88 interventi per scuole dell'infanzia e per asili nido e per poli dell'infanzia per l'intera fascia di età 0-6. A comunicarlo è stato il Ministero dell'Istruzione. Passiamo adesso allo sport, in particolare al ciclismo. Nella Coppa Linari di Borgabugiano, doppietta del team dei fratelli Giorgi, che conquista primo e secondo posto. Grande successo per il team Fratelli Giorgi nella 60esima Coppa Linari, classica di ciclismo nazionale juniores che si svolge in Val di Nievole ed organizzata dalla ciclistica Borgabugiano. L'edizione delle nozze di diamante ha visto infatti la vittoria dell'atleta Stefano Leali del team Fratelli Giorgi al primo successo stagionale dopo un allungo decisivo a poco meno di 2 km dal traguardo. Nello sprint per la seconda piazza ha avuto la meglio il compagno di squadra Leonardo Vesco, con la terza piazza conquistata da Federico Savino della Work Service Speedy Bike. Ancora un grande successo per la manifestazione, che vedeva la partenza ben 30 squadre, tra le quali una rappresentativa regionale toscana e 172 atleti, con la presenza anche del CT della Nazionale Azzurra Edoardo Salvoldi. Successo di pubblico anche in TV, con la gara che è stata trasmessa in diretta dalla nostra rete. È qualcosa di incredibile, perché già vincere una gara del genere di questo spessore è davvero bellissimo, in più farlo in questa maniera con un compagno di squadra eccezionale che mi ha aiutato ed ha comunque fatto il secondo, la seconda posizione, è davvero indescrivibile, è un'emozione unica. Avevamo intenzione di attaccare sulla seconda ascesa e così è stato per Vesco, attaccato da solo, io ho seguito l'attacco di Savino che provava ad andargli dietro e sono rimasto passivo giustamente perché avevo un compagno davanti e dopo sull'ultima ascesa non avevo abbastanza gambe per attaccare, sono rimasto lì e siamo andati di comune accordo in pianura, anche perché era entrato Leonard ed era un corridore pericoloso. Ho parlato con Vesco e avevamo appunto già in mente di attaccare magari da meno 5 una alla volta, perché eravamo in superiorità, in più in volata sapevamo di essere battuti, quindi ci siamo giocati le nostre carte, è andata bene a me e sono contentissimo, come suppongo lui, perché siamo più che compagni di squadra, siamo quasi fratelli davvero. È qualcosa di bellissimo. Per quanto ci riguarda è tutto sulla programmazione TVL, è previsto subito dopo il TG Sport d'estate, quindi continueremo a parlare di sport. Io invece vi do appuntamento alle 19 per la prossima edizione del TG. Buona giornata.